ma quando torno a Padova Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mi ha incantato, ma una spina amico sempre in cuore. Ilaria, nona puntata di Padova nel cuore, tu direi, ma cosa ci fai tu, esatto, visto che dovrebbe esserci Jack Stecca? Esatto, dove è finito Jack? E invece Jack non c'è oggi a Padova, per cui ci sarò io oggi, però c'è a Padova, che tra l'altro è appena arrivato in questi giorni, Luca Rossettini. Cosa ti dice questo nome? Beh, mi dice tanto in realtà, perché è anche un nome caldo, perché qui si sta parlando anche tante presenze, di un possibile ritorno sì, al Padova, insomma, visto che è stato protagonista. Sì, lo sapremo, si saprà tra poco, tra pochi giorni immagino. Tra pochi giorni sapremo se tornerà a vestire la maglia del Padova, però Luca Rossettini è anche un difensore che ha fatto 300 presenze in Serie A, per cui chissà quante cose avrà da raccontarci. Sicuramente, vero? Tantissime, ed episodi veramente interessanti. Sì, tanti episodi, tanti giocatori che ha marcato, tanti campioni che ha marcato, però oggi non abbiamo le maglie. Se ci vedrà Jack si arrabbierà, non avremo le maglie, però le immagineremo, perché poi tra l'altro lui ci racconterà anche un po' delle sue amicizie nel mondo del calcio e dei suoi legami. Tante maglie lui ce le ha, però ha fatto il trasloco adesso da Chiavari a Padova. Ah, beh, sì, magari non è riuscito non a trovarle, esatto. Va bene, va dai. Bene, andiamo a sentire Luca Rossettini. Volentieri, andiamo. Ilaria, siamo con Luca Rossettini, che è un difensore, e sappiamo che tu c'hai un debole per i difensori. Sì, io, avendo mio padre che è un difensore, che è stato un difensore, per questo ruolo io un po', esatto, il debole, mi batte un po' il cuore. Lui ha avuto una lunghissima carriera e è stato allenato anche da grandi allenatori, uno in particolare che poi ha fatto una certa carriera. Antonio Conte, se non vado errata, ti ha allenato quando tu eri a Siena, e dopo lui è stato il primo che ti ha convocato anche in nazionale nel 2014 contro l'Albania. Primo e unico. L'unico che ti ha convocato in nazionale, però stravedeva per te, perché a Siena tu eri comunque titolare fisso in coppia con Terzi, se non sbaglio. Esatto. E lui era il tuo allenatore che poi ti ha lanciato definitivamente. No, io ho avuto. Venivo tra l'altro da un anno difficile, perché stavo rientrando dall'infortunio grave al crociato e riniziai con la retrocessione in Serie B, quindi ripartii dalla Serie B e scelsero appunto Conte. Fu un anno straordinario, ma veramente durissimo. È stato durissimo, però insomma è culminata con la vittoria del campionato, siamo andati secondi alle spalle dell'Atalanta, promossi in Serie A, e dopo quell'annata lì lui andò alla Juve e fece il record di punti, fece il primo anno addirittura alla Juve senza una sconfitta in campionato, insomma è stata una stagione straordinaria. Noi lo conosciamo tutti dall'esterno, ma com'era lui come allenatore e qual è secondo te la caratteristica che poi l'ha fatto diventare Antonio Conte? Ma lui ha una vera ossessione per la vittoria e è incredibile, secondo me, io adesso che lo guardo da lontano, sentire grandissimi campioni allenati da lui, e tutti, da Buffon a Lukaku, tutti dicono esattamente la stessa cosa, cioè che il vero leader dentro le squadre che allena è lui. Quindi questo secondo me descrive nel modo forse più semplice e completo quello che poi dimostra di essere in campo e come un allenatore straordinario, ecco. Invece che cosa hai trovato quando sei stato convocato in nazionale? Visto che penso che ogni calciatore italiano o comunque anche straniero abbia il sogno di far parte un giorno della nazionale italiana, della propria patria. La convocazione è arrivata inaspettata, ma è stata una grandissima emozione. Avevo partecipato qualche settimana prima anche a uno stage a Coverciano, e poi è arrivata la convocazione appunto per questa partita contro l'Albania, e purtroppo non sono riuscito a scendere in campo, ma veramente è mancato tanto così, perché verso fine partita Bonucci aveva avuto un problema, ero stato convocato insomma per sostituirlo, poi alla fine il mister Conte decise di far entrare Acerbi, che poi insomma fece bene, sta dimostrando insomma tutto il suo valore. Però
il fatto di non essere entrato, insomma, non toglie la soddisfazione di quella convocazione. In Italia, secondo te, quali allenatori sono, secondo te, i migliori attualmente o quelli che ti piacciono di più? Ma io parlo un po' per quello che ho visto io e per esperienza, ma anche i risultati, insomma, parlano a suo favore. Conte in questo momento è un vincente, è tornato all'Inter, è arrivato all'Inter dopo 10 anni forse che non vinceva, è riuscito a interrompere l'egemonia della Juventus facendo un campionato straordinario, ha vinto praticamente dovunque è andato, tutti ne parlano come un leader, un grandissimo allenatore, e per l'esperienza che ho avuto io, anche se era prima di questi grandi cicli, insomma, per me è stato un anno importantissimo che ha cambiato il mio modo di vedere il calcio, ha cambiato il mio modo di approcciare al gioco, di sopportare il sacrificio, la fatica, e per me è stato molto importante, per cui per me il migliore in questo momento è lui. Quindi adesso sopra Mancini lo metti adesso? Mancini devo dire, ma l'ho seguito di meno perché in Italia ha allenato poco, non so neanche se ha allenato anni fa, insomma prima del City, e quindi non sono riuscito a seguirlo tanto, però devo dire che mi ha veramente sbalordito, insomma ha seguito gli europei come tutti gli italiani e ha creato qualcosa di incredibile, ecco, che ci ha fatto gioire tutti e questo gli aveva dato grande merito, però non me la sento ancora di metterlo al primo posto. Ancora non è al primo posto? No, almeno nel mio cuore no, probabilmente nel cuore di tutti gli italiani sì, ma com'è giusto che sia. Poi anche gli allenatori vanno un po' a mode, tattiche, all'inizio della tua carriera magari c'erano determinati schemi e adesso ce ne sono altri, hai notato questo cambio, visto che insomma, parliamo di una carriera lunga, non perché sei vecchio ma perché hai giocato ad alti livelli in tante squadre, però hai notato che magari adesso ci si fissa più su altre cose rispetto a qualche anno fa? Ma non è, a differenza di qualche anno fa, i tecnici giovani che arrivano ad allenare, insomma, ad alti livelli, sono tutti molto molto preparati, hanno tutti un'identità ben precisa, e io, l'allenatore che mi ha fatto esordire qui a Padova è stato Olivieri, che era un po', insomma, vecchia scuola, ma adesso, nonostante adesso sia, insomma, il coordinatore, il capo degli allenatori in Italia, però insomma i giovani che stanno uscendo dal centro tecnico stanno dimostrando di avere grande preparazione, grandi competenze, e questo, insomma, fa parte, è un merito di chi gestisce il centro tecnico. Tattiche, insomma, più si sale di livello, più il calcio, comunque il gioco, è visto in maniera sempre più totale, ogni particolare viene curato all'esasperazione, e quelli che riescono a curare tutti i particolari in maniera quasi maniacale sono quelli che poi hanno risultati. In questo per appunto Conte è stato quello che veramente non lasciava nulla al caso, curava ogni cosa, è stato probabilmente il primo in Italia a avere questa cura importante per l'alimentazione, e tanti infatti dopo si sono accodati, aggiungendo dei nutrizionisti agli staff. Non solo in campo ma anche, insomma, tutta la parte anche fuori sì. Poi lui in realtà fuori era uno che lasciava molto liberi, nel senso non era uno che si faceva sentire, a differenza di altri invece che si facevano sentire anche nelle ore libere, però era uno che in campo pretendeva talmente tanto che poi un giocatore era necessariamente costretto a fare una vita regolare. Io ricordo quell'anno lì, dopo un ritiro veramente durissimo, ma duro, che mia moglie, ci eravamo appena sposati, mi rincontra dal ritiro e mi vede che sembrava uno scheletro, deperito, cioè, ma cosa hai combinato, mi ha chiesto. E gli altro che i gradoni di Zeman. Io ho fatto anche quelli, ho fatto anche Zeman, quindi posso... È vero, sì.
diciamo sono due metodi un po' diversi, però dicevo al rientro dal ritiro uno dice si rilassa un po', dice adesso inizia la settimana tipo, inizia a riposarsi, che riposarsi. Iniziamo la prima ripresa del martedì, fu talmente dura e io venivo a Padova dopo la partita della domenica, rientravo il martedì mattina, poi facevo allenamento il pomeriggio del martedì, che era la classica ripresa della settimana. Dopo la prima ripresa rientravo il lunedì pomeriggio, dormivo il più possibile, riposavo il più possibile, mangiavo a 3 ore prima dell'allenamento, poi mi presentavo al martedì pomeriggio alla ripresa, tirato il più possibile perché l'alternativa era o che uno si fermava, o che si infortunava, o che vomitava, quindi diciamo che poi anche è stata una necessità per tutti adeguarsi e farsi trovare pronti. Quindi non è che te lo imponeva con un, cioè eri tu che ti adeguavi, eri perché altrimenti non volevi essere da meno, diciamo, e no, dai, non volevi, cioè volevi cercare di star bene, finire un allenamento, perché veramente altrimenti non lo finivi. Cioè chi si fermava per la schiena, chi sentiva dolori, cioè chi vomitava, perché se ne sono viste di tutti i colori, ecco. Per cui quando parlo di maniacalità e attenzione ai particolari, veramente c'è, vede il giocatore è una macchina Formula 1 da far performare al massimo livello. Questo per dire anche, Luca, che non è che i calciatori facciano sempre la bella vita, si dice in Serie A, poi dietro ci sono luoghi comuni, sacrifici importanti. Questi sono luoghi comuni, poi non sono, cioè, quelli che fanno la bella vita, quelli che si vedono, che la stampa si diverte a pizzicare, sono pochi, c'è una grandissima quantità di giocatori che fa una vita regolare, che a maggior ragione più passa il tempo e più questo sport diventa, si estremizza dal punto di vista fisico, mentale, tattico, dal punto di vista delle pressioni, più un giocatore anche per convenienza sua, per rimanere a determinati livelli, non può fare diversamente. Eh sì, per rimanerci poi, tu hai fatto sì. 300 presenze in A, per cui ci sei rimasto, e la cosa difficile poi non è magari esordire, ma poi è difficile anche esordire, però devo dire sì. No, anche rimanerci. Tante partite, i campionati poi sono, io ricordo l'anno che feci il salto, insomma partì da qui che ero un ragazzino e mi sono reso conto dopo un anno, ma anche dalle foto che poi rivedo dopo tanti anni, mi sono ritrovato un uomo, ma nel giro di 6 mesi, 8 mesi, perché gli impatti, i contrasti, diventa tutto amplificato e tutto a un livello diverso, ecco. Cresci in fretta. Sì. Luca, tu hai un ruolo, il tuo ruolo è difensore centrale, no? In Serie A è molto difficile questo ruolo. E sicuramente ti sarà capitato di scontrarti con degli attaccanti molto forti. Qual è l'attaccante più forte che hai marcato? Ah, bisognerebbe fare una classifica per stagione, perché ogni anno ce ne sono. Insomma, la Serie A è sempre stato e continua ad essere un campionato estremamente competitivo e grandi giocatori ne arrivano ogni anno, insomma, anche solo Lukaku, Ronaldo, fino ad andare indietro, Ibrahimovic, Ronaldo il fenomeno, ce ne sono stati tantissimi, ecco. Se devo fare un nome in particolare è difficile, però faccio uno non perché lo ritengo il più forte, ma perché era quello che mi aveva colpito di più, forse perché non è mai stato forse considerato quanto merita, è Miroslav Klose, che ha giocato tante partite nella Lazio, e lui era un giocatore per me straordinario, insomma. E tutte le volte che lo incontravi vedevi uno che stava sempre zitto, se prendeva le botte stava zitto, come si accendeva cambiava la partita, nelle malizie, nelle piccole cose. Sai, magari i tempi di reazione sono talmente veloci che uno non si rende conto, no? Però il fatto che magari ti giri guardando un passaggio e aspettandoti quindi di poter reagire al movimento dell'attaccante, lui aveva già preso la posizione con una spinta, una spallata, era già partita una profondità. Cioè piccole cose così che ti fanno capire che di fronte comunque hai giocatori, un giocatore straordinario, ecco. Lui ha sempre portato un grande rispetto per tutti, perché comunque ti trovi di fronte il meglio del meglio.
però lui aveva come una, per me, nella mia, era ecco, un esempio di quello che per me è, può essere, deve essere l'attaccante, uno così, ecco. Sì, hai nominato Klose, ma ce ne sono tanti altri, su Google ci sono tante foto tue che marchi, anche Cristiano Ronaldo di recente, se non sbaglio sei stato uno dei primi. Stati i primi, sì. Il primo in assoluto a marcarlo. Sì, perché la prima partita è arrivato in Italia. Juve, è stata Chievo-Juve. Chievo-Juve. A Verona. E c'era anche Ilaria in tribuna. E tra l'altro vincevamo a 3 minuti, penso, da fine partita, poi... La qualità della squadra, insomma, ha cambiato la partita, però Ronaldo non segnò quella partita. E quindi questa medaglia al valore a Luca Rossettini. No, lui diciamo che era preceduto da una fama e un blasone, insomma, aspettative incredibili nei suoi confronti, e che non sono... Cioè, non sono a caso, è veramente un campione, in campo vedi che ha delle qualità e delle doti fuori assolutamente dal comune. Però sembra assurdo dirlo, in realtà quando poi sei faccia a faccia, cioè un ragazzo come te, solo molto più muscoloso, reattivo, rapido, veloce, facemmo anche una buona partita in quel frangente. Poi, come dicevi anche tu prima, c'è la differenza la fa chi a determinati livelli continua ad esserci. Lui ha segnato caterve di gol in tutti i campionati dove è andato, si è sempre rimesso in gioco, ha sempre dimostrato comunque di essere tra i migliori, se non il migliore, ogni stagione dopo l'altra, battendo record su record, e, voglio dire, questo è innegabile. Io so che ogni calciatore in una squadra o in più squadre comunque trova sempre un compagno con cui stringe più amicizia o più legame affettivo. Per esempio penso a mio padre, che era compagno di stanza in ritiro di Mihajlovic ed è sempre rimasto in buonissimi rapporti. Anche tu sicuramente avrai avuto un compagno col quale hai legato di più durante la tua carriera. Ma sì, ho cambiato tante squadre, quindi ho avuto la fortuna di conoscere tanti ragazzi e la sfortuna di non poter, come dire, continuare dei rapporti d'amicizia un po' più lunghi. Però se devo citarne uno, sono contento di citare Davide Astori, insomma, con cui ho giocato assieme, fianco a fianco, per 2 anni e mezzo e che è scomparso, insomma, qualche anno fa. E con lui diciamo che non ci frequentavamo assiduamente fuori dal campo, però c'era un rapporto di grande amicizia e stima, reciproco. Insomma, lo porto veramente nel cuore dopo quello che è successo, insomma, lui. E se posso, un grande saluto alla famiglia, al papà, alla mamma e ai fratelli che sicuramente stanno sentendo più di tutti la sua mancanza. Luca, tu hai anche 3 figli e mezzo, perché il quarto è in arrivo a ottobre, ma saranno dei calciatori, ti piacerebbe che prendessero questa strada o vorresti per loro magari un futuro diverso dal tuo? Ma intanto il primo, Davide, è maschio, ha 10 anni e adora il calcio, quindi a me interessa che solo che si diverta, che possa essere felice, poi insomma che strada prenderà lo sa solo il Signore e insomma io cercherò di accompagnarlo, insomma, in quelle che saranno i suoi desideri, le sue aspirazioni. Vedremo quello che è in arrivo, maschietto anche maschio. Lui. E sì, due maschi. Due maschi e due femmine. Però potrebbe, adesso mia moglie mi ammazzerà, però c'è la più grande che, a causa del lockdown, insomma, lei faceva ginnastica, piscina, con la chiusura degli ambienti al chiuso. Ha iniziato a seguire il fratello al campo e si sta appassionando. Adesso calcio, te ne però. Manca un altro e fai la squadra di calcio 5. Esatto, sì. Made in Rossettini. A proposito di futuro, Luca, abbiamo la strada spianata di papà a tempo pieno, quello sicuro, ma tu vorresti ancora giocare però almeno un altro anno. Io ci sto pensando, insomma, mi sento bene. Gli ultimi 6 mesi a Padova sono stati importanti per me, per ritrovare fiducia, ritmo dopo anche un,
una prima parte dell'anno a Lecce un po' più difficile. E non ho fretta di decidere, sono in attesa in questo momento. E la cosa che mi dispiacerebbe di più è quella di lasciare, come dire, irrealizzato quel piccolo grande sogno che avevo 15 anni fa e che ho provato a ricavalcare quando sono rientrato a gennaio scorso, insomma, e che è sfumato a un rigore dalla fine, ecco. E quindi quello rimarrebbe un po' il dispiacere se la mia carriera se dovesse finire qui col Padova. Però devo dire che, come dire, anche l'ultimo rigore, il quarto rigore che ho tirato io, su cui sentivo veramente tanta responsabilità, perché insomma da padovano comunque tornando dopo non tanti anni di esperienza, momenti, ripresentarsi ecco. Lì e senti il mondo sulle spalle. No, il mondo no, penso che il mondo se lo sentano, penso, altre figure, ecco. Però, come dire, la pressione c'era, avevo più da perdere di sicuro che da guadagnare. Ecco, magari se dovessi smettere quest'anno, il ricordo che mi porto è l'ultimo rigore, magari il mio ultimo rigore, l'ultimo rigore. Successivo. Quindi facciamo però ancora 50 e 50. Adesso in questi giorni comunque avrai un altro contatto con la società, per cui non è porta chiusa ancora, lasciamo spiraglio. La mia volontà è quella di fare un altro anno, insomma, almeno un altro anno. Poi valuteremo insieme tutte le possibilità, le volontà, le situazioni che si verranno a creare, e poi prendere una decisione, insomma, che sia un bene per tutti. Eventualmente a Padova con un altro ruolo potrebbe essere un'opzione? Non lo so, mai dire mai. Visto che comunque tu, mi sembra, voglia rimanere nel mondo del calcio. No, io sono innamorato di questo sport, il campo già mi manca dopo un mese che abbiamo finito, insomma. Non lo so, ho fatto il patentino 2 anni fa, mi piacerebbe iniziare, mi piacciono i ragazzi. Non so, probabilmente la mia vita familiare lo dimostra. Lo dimostra, quindi dai. Però è in più tuo, questo sport, insomma, vediamo. Vedremo cosa succede, insomma. Quindi vediamo, potremo vederti anche a Padova, ma con un altro ruolo, chi lo sa, magari non l'anno prossimo, ma nel futuro. Un'ultima cosa, un giocatore del Padova attuale a cui non rinunceresti per il prossimo Padova, per tentare di nuovo la scalata alla Serie B? Di questo Padova? Se fosse tu, Sean Sogliano, il primo contratto che rinnoveresti, a parte quello che è già successo, sappiamo che qualcuno è già stato confermato, ma per te chi è imprescindibile? Ma io farei il nome di Della Latta in questo momento. Simone, insomma, ha dimostrato di essere importantissimo per la squadra l'anno scorso, sotto tanti aspetti. Deve migliorare anche lui su tante cose, ma comunque è un ragazzo generoso, umile, che voglia migliorarsi. Ha iniziato a essere veramente importante anche in fase realizzativa, quindi se devo dire un nome dico lui, senza nulla togliere a tutti gli altri, perché comunque quello che si era creato, soprattutto negli ultimi 2 mesi, nonostante difficoltà che ci sono e che vengono fuori, perché comunque c'era pressione, c'era tante aspettative verso questa squadra. E tanti ragazzi sono migliorati, hanno dato tantissimo. Se devo fare un nome, c'è anche solo Gasbarro, che dopo un mese di infortunio ha dato la disponibilità, è sceso in campo e ha fatto gli ultimi minuti contro Alessandria al ritorno alla grandissima, dimostra che attaccamento c'era e che voglia di far bene c'era, ecco. Va bene, siamo in chiusura. Ilaria, vuoi fare un'ultima domanda a Luca? Sai che lui sta facendo l'architetto, avevi iniziato la laurea in architettura. Sì, avevo iniziato. Questo
universitario? No. Cioè, dovrei riniziarlo da capo. Non ti ricordi a più. Questo punto. Ormai sono tanti anni, no, non lo so, quella è stata. Mai dire mai, insomma, vediamo. Vediamo dove mi porterà la prossima avventura, ecco. Però adesso per qualche tempo avremo bisogno di un po' di stabilità, la famiglia che si è allargata, il ritorno insomma qui in città. Abbiamo un po' di carne al fuoco, che è meglio cucinare un po' lentamente. Ultimamente abbiamo fatto troppe fiammate, ecco. Bene, grazie Luca Rossettini. Grazie a voi, ciao a tutti. Hai visto, Stefano, che anche senza maglie siamo riusciti comunque a fare una bella puntata. Sì, aveva veramente tanto da raccontarci, ma a te piacerebbe rivederlo a Padova? Assolutamente sì, anche perché lui stesso ha confessato che se dovesse fare un altro anno di calcio, da calciatore, vuole, gli piacerebbe giocare a Padova. Esattamente. Male che vada, fa un quinto figlio e si fa la squadra. Si fa la squadretta. Va bene, Ilaria, noi ci rivediamo, non ci sarò io, ma ci tornerà Jack per la decima puntata e ultima di Padova nel cuore. Esatto, bene.